L'epatocarcinoma è il principale tumore maligno del fegato ed in Italia rappresenta la settima causa di morte con circa 5.000 decessi, ossia il 3% delle morti per tumore. È il quinto cancro più frequente in tutto il mondo. Le nuove diagnosi di tumore del fegato sono circa 12.000 l'anno, 8.000 nei maschi e 3.000 delle donne. Ci sono diversi fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi di tumore del fegato, la cirrosi, ma anche le infezioni da virus dell'epatite B e dell'epatite C ed ancora abuso di alcol e fumo. In regione Campania sono stati trattati circa 10.000 pazienti con cirrosi epatica, ben 2.000 per milioni di abitanti, un vero e proprio record per il nostro paese. Il paziente con epatite C è solitamente anziano, 6.000 quelli trattati al di sopra dei 65 anni di età e 4.000 al di sotto dei 65 anni. Di questo e soprattutto delle nuove terapie con farmaci antivirali se ne è parlato a Napoli in un convegno promosso dal dottore Rodolfo Punzi, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive ad indirizzo epatologico dell'ospedale Cotugno di Napoli. Questa iniziativa nasce dalla necessità di chiarire alcuni aspetti di questo nuovo evento che è l'avvento dei farmaci antivirali per l'epatite C. Farmaci che hanno sicuramente determinato un cambiamento epocale per quanto riguarda anche la prognosi delle epatiti croniche correlate all'infezione del virus C. Però molto si discute su come può cambiare o come è cambiata la prognosi di forme più avanzate di malattie del fegato, in particolare della cirrosi e del tumore del fegato, perché probabilmente a volte escono fuori dalla letteratura scientifica dei dati un po' così non preoccupanti, ma in controtendenza, nel senso che se noi trattiamo pazienti che sono in fase molto avanzata probabilmente non c'è riduzione degli episodi di scompenso o non c'è riduzione del rischio di epatocarcinoma. Questo è un dato tutto da sviscerare, nel senso che effettivamente il tempo di osservazione di queste problematiche è ancora troppo breve dall'avvento dei farmaci per l'epatite C per dare dei dati scientificamente validi, per cui nasce da qui l'esigenza di chiacchierare fra di noi per vedere se effettivamente nella real life, se nella vita reale dei pazienti trattati è cambiato qualcosa. Problematiche come cirrosi epatica e tumori del fegato che sono in netto aumento purtroppo. Problematiche che nella nostra regione soprattutto vedono una prevalenza maggiore rispetto ad altre regioni. Non è che ci sia un aumento dei casi di epatite C, francamente. Stiamo vivendo un aumento soprattutto dei casi di epatite A, che è acuta e che non cronicizza. Però certamente è una patologia che nelle nostre zone, nei nostri ospedali, ha un grosso impegno assistenziale e quindi abbiamo necessità di chiarire le idee su che cosa è giusto fare in questi pazienti, voi per il trattamento dell'epatite C e quindi dell'infezione del virus dell'epatite C e voi per un più ottimale trattamento dei casi di cirrosi e soprattutto di epatocarcinoma, di tumori del fegato, che non sono allo stato francamente ridotti rispetto a quelli che erano negli anni passati. Quindi la seconda giornata, come lei avrà visto, è soprattutto mirata a chiarirci le idee su quello che è il trattamento dell'epatocarcinoma in tutti i suoi stadi, in tutte le sue forme. L'epatite A è una forma di epatite che ha avuto un incremento negli ultimi mesi, non è assolutamente pericolosa, anche se richiede qualche giorno di ricovero. Diverso il discorso dell'epatite C, molto diffusa, si calcola infatti che l'1-2% della popolazione possa essere infetta da questo virus. Molti non ne sono a conoscenza perché la malattia decorre in modo asintomatico per un lungo periodo di tempo e non avvertendo disturbi il paziente non si rivolge al medico e quindi la patologia viene spesso trascurata e magari ci si accorge di averla quando ormai è già troppo tardi e si è sviluppata la cirrosi. A questo punto cosa succede? Che anche i nuovi farmaci, molto potenti, capaci di debellare il virus dell'epatite C, sono in grado di debellare il virus ma non sono più in grado di guarire la cirrosi. C'è un grosso impegno da parte della Società Italiana Malattie Infettive con i medici che solo quest'anno hanno trattato in Campania migliaia di casi, come ci spiega sempre il professore Chirianni. Gli infettivologi sono impegnati più della metà dei trattati degli ultimi due anni per epatite C sono infettivologi, siamo quasi al 60%, quindi è un numero immenso. Cioè, dico un numero, pensate che solo il Cotugno ha trattato 2.400 persone, a Napoli 8.000, 9.000, tutta la Campania,
80.000 rotte in Italia, insomma, quindi siamo su numeri veramente molto alti che ovviamente richiedono, cioè non è una terapia che si prescrive, poi ci sono dei controlli, devono essere rivisti, quindi c'è una serie di è un impegno che dura nel tempo. Quale dovrebbe essere, insomma, l'impegno anche da parte della Regione Campania rispetto, insomma, a tutte queste problematiche per venire incontro agli infettivologi? Ma la Regione Campania, dobbiamo dire che in questo campo si è impegnata molto consentendoci di trattare un altissimo numero di persone, che siamo la Regione che ha trattato il maggior numero di persone rispetto alla popolazione. Da alcuni anni, come ascoltavamo, vengono utilizzati nuovi farmaci antivirali che hanno caratterizzato un cambio di marcia epocale nella cura dell'epatite. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che per il 2030 la morte per epatite sarà abbattuta del 65% e i nuovi casi abbattuti del 90%. Abbiamo un'arma che ci può far mirare alla eradicazione della malattia da certi territori del mondo. Noi abbiamo trattato in prima battuta in Italia per motivi economici e per motivi etici i pazienti che erano più avanti nella malattia, quindi i pazienti con cirrosi. E questi pazienti, abbiamo oggi i dati, si sono giovati di questo trattamento, perché alcuni sono stati delistati, come si dice, dalla lista trapianti perché stavano meglio, altri non hanno più le complicanze tipiche della cirrosi, in altre parole vivono di più e vivono meglio. Da due mesi a questa parte l'Italia ha cambiato marcia perché ci consente oggi di trattare tutti i pazienti che hanno l'infezione da virus dell'epatite C, anche quei pazienti che non hanno una malattia grave, che sono tantissimi, probabilmente tre quarti dei pazienti con epatite C sono in questa categoria, cioè sono pazienti che stanno bene ma sono infetti. E proprio questo ci fa pensare che noi nel corso degli anni potremmo poco alla volta eliminare questa malattia dal nostro territorio, fare in modo che l'epatite C non sia più un problema, scompaia dall'Italia. Pensate, una malattia che causa tumore del fegato, una malattia che è causa di trapianti, in Italia si trapiantano circa 500 persone all'anno per l'epatite C, scompare. Quindi se ne può immaginare il beneficio personale, il beneficio sociale, ma anche il beneficio economico, quindi un gol che era impensabile fino a qualche anno fa. Per queste patologie c'è una grande attenzione da parte della Regione Campania, un'attenzione che ha consentito di trattare un alto numero di pazienti. È una regione che sta attivando procedure concorsuali, procedure per la dirigenza medica, si sta lavorando anche sulla possibilità di assumere altri infermieri. Da parte della direzione sanitaria devo dire che dal punto di vista dell'impiego delle risorse, soprattutto le risorse economiche in questo caso, il livello nazionale è stato presidiato con il Ministero della Salute, anche la Regione Campania ha avuto un'integrazione del finanziamento, c'è stata attenzione a livello nazionale verso questo tipo di paziente e per la verità possiamo ritenerci soddisfatti perché in ambito internazionale penso che l'Italia abbia fatto bene la sua parte. Diciamo che nella prima fase in cui questi prodotti farmaceutici risultano essere abbastanza costosi, anche se adesso il mercato si è in parte calmierato, vi era un'esigenza di trattare la patologia in una fase più avanzata. Soltanto negli ultimi mesi, anche per espressa posizione del Ministero della Salute, abbiamo l'indicazione anche nella fase iniziale della malattia. Questa fa ancora di più ben sperare. Tra i presenti al convegno anche il dottore Maurizio Mazzeo, primario fino a qualche anno fa del reparto malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. Il dottore Mazzeo ha sottolineato come sia cambiata in tanti anni la cura verso le malattie infettive. È stato un viaggio epico, bellissimo, esaltante dal punto di vista scientifico e dal punto di vista culturale, che ha visto dei cambiamenti che erano inimmaginabili nel 73 quando iniziai, la storia iniziò col colera, perché io ho iniziato a frequentare il reparto col colera, ma era un reparto in cui colera, a parte la parte del leone, la facevano le epatiti acute, soprattutto le epatiti A e le epatiti B. Io mi soffermo in particolare sulle epatiti perché è l'argomento di cui parliamo oggi. Poi col tempo sono cambiate alcune cose, l'epatite A è andata scemando, la B è venuta ad emergere progressivamente, finché non è comparsa un'altra epatite che si chiamava all'epoca non A, non B, perché non sapevamo che cosa fosse.
e che solo col tempo poi abbiamo imparato a conoscere e chiamata come epatite C, che è quella su cui si discute adesso, perché in 40 anni dalla non esistenza alla conoscenza profonda siamo arrivati alla terapia, e oggi possiamo dire che la terapia veramente dà i risultati che erano insperati e insperabili non più di 10 anni fa. Invece adesso ci troviamo di fronte a realtà che hanno radicalmente cambiato la prognosi dei pazienti che hanno questa malattia.